2 minuti e 40 a termine, 73 Italia 63 Romania, con gli azzurri in attacco e comunque in controllo totale della partita. Aradori mette il panico, crea il panico nella difesa rumena. Christian Bars, il nostro passaportato, sbaglia da sotto e c'è Watson, giocatore americano come detto uscito dalla Central Michigan nel 2008, ex giocatore del Le Mans, che prova da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo però catturato dai nostri avversari, esattamente da Darvić. Sta giocando con il doppio play in questo momento la Romania, ancora Darvić, giocatore particolarmente estroso, alley-oop, c'è l'appoggio a canestro da parte di Kate, 14 punti per lui, miglior marcatore della Romania, 73 a 65, 8 di vantaggio, pochini per l'Italia i punti di vantaggio, 1,50 al termine, partita che comunque dovrebbe essere ormai messa in ghiaccio. Vediamo questa azione con Gentile che scarica, sbaglia però perché c'è l'intervento, intercettamento della palla da parte di Palicuk, e l'Italia ha un po' allentato la morsa, la tensione, la concentrazione in questo finale di partita. La Romania sbaglia, ora tiraccio da tre punti, lotta sotto il canestro azzurro, vediamo Aradori di chi è la palla, probabilmente è dell'Italia e infatti così è. 97 secondi al termine della partita con l'Italia avanti 73 a 65, ma per sicurezza Meo Sacchetti chiama time out, nuovamente Empoli. Squadra nuovamente in campo dopo il time out, Italia 73, Romania 65, stiamo seguendo anche nel finale di Olanda-Croazia e magari tra poco Paolo Zoli ci dirà qualcosa sull'andamento di questa partita, perché potrebbe scapparci una sorpresa, ma ripeto, qui le sorprese possono essere all'ordine del giorno perché anche le big sono prive dei grandi giocatori. Vediamo l'Italia che sta attaccando, 1 minuto e 15 secondi al termine con Aradori che va a subire fallo, 1 minuto 13 secondi al termine della partita con Pietro Aradori che ha subito fallo e quindi palla ancora per l'Italia, non c'è ancora bonus per la Romania, quindi rimessa da fondo campo in favore degli azzurri con Ariel Filloi, già pronto Ariel Filloi, fino a questo momento 6 punti per il giocatore della Sidiga Savellino, campione d'Italia però con la Rayer Venezia nello scorso campionato. Aradori ancora, c'è il passaggio per Ariel Filloi, un tiro complicato, molto forzato, c'è l'errore, il rimbalzo di Watson, ultimo minuto che inizia in questo momento, ma l'Italia è solo a più 8, 73 a 65, comunque un divario che dovrebbe essere nel basket, ne abbiamo viste tante, abbiamo visto anche un sottomano spettacolare di Watson che ha segnato ed è andato anche a subire il fallo, che significa tiro libero supplementare, 73 a 67, attenzione Italia perché ci sono due possessi pieni di vantaggio per gli azzurri, ma anche il tiro libero supplementare per Watson che sale in doppia cifra, sono 11 i punti per lui, tiro libero supplementare che sta per essere scoccato da Watson, 54 secondi al termine, l'Italia si è fatta rimontare un po' troppi punti, 73 a 67, sono solo 6 di vantaggio in questo momento per gli azzurri, potrebbero diventare 5, Watson si concentra col tiro libero supplementare, lo mette, 73 Italia, 68 Romania, attenzione, 5 punti di vantaggio e a questo punto il possesso attuale diventa importantissimo, decisivo direi, per cercare di mettere in ghiaccio definitivamente questa partita. Italia è un po' confusa in questo attacco, c'è fallo però per fortuna su Della Valle che si era fatto sradicare letteralmente il pallone dalle mani da Palicuk, quarto, vediamo un po', dovrebbe essere bonus per la Romania il fallo di Palicuk. Massimo, intanto secondi. Siamo nell'ultimo minuto anche tra Olanda, sì, e Croazia, il più 5 tra Olanda, 64-59. Ecco vedi, quindi attenzione pure qui, potrebbe iniziare con una clamorosa sorpresa il girone dell'Italia. Ricordo gli azzurri giocheranno tra 48 ore a Zagabria contro la Croazia, la seconda partita. Della Valle per fortuna segna entrambi i tiri liberi e ricaccia indietro la Romania, 75-68, buona partita di Amedeo Della Valle, 16 punti, miglior marcatore della partita insieme a Pietro Aradori, 75 a 68 con Aradori proprio che va a catturare il rimbalzo della sicurezza e ormai i giochi sono definitivamente fatti con l'Italia che conquista la prima vittoria in questo girone di qualificazione della prima fase dei campionati del mondo. Mancano 20 secondi al termine, poi Paolo, se sei d'accordo, io al volo, certo, ho un ospite illustre che è qui al mio fianco in attesa di intervenire, ve lo diciamo subito,
presidente della Federbasket Gianni Petrucci. Assolutamente sì. 75-68, finisce la partita con Watson che prova a realizzare l'ultimo canestro, ci riesce. Il finale dal Pala Ruffini, Italia batte Romania 75-70 e dunque comunque inizia bene il cammino della nostra nazionale e soprattutto inizia bene Meo Sacchetti al debutto con sulla panchina degli azzurri. Vedo un perplesso presidente Gianni Petrucci che è ancora lì, sta seguendo l'andamento dei saluti di questo finale di partita. Ecco qua il presidente che è qui, chiedo scusa a Emanuele Dotto, ma tra poco gli cederò chiaramente la linea. Presidente, eccolo qua Gianni Petrucci, cuffie per lui, quindi vi può ascoltare. Paolo, se hai domande tra poco anche tu chiaramente. Intanto presidente, lo saluto. Paolo Zauli la saluta da studio. Altrettanto. Ho visto un po' perplesso in questo finale di partita. L'Italia ha vinto 75-70, conta quello, ma non potevamo certamente aspettarci chissà cosa. No, è la prima partita, è sempre la partita di solito, è difficile, ovviamente anche per gli avversari, siamo sempre stati avanti, levati i primi due minuti. No, è un antipasto, questo possiamo definire un antipasto in una partita, l'avete visto pure gli altri risultati. C'è la Croazia che sta perdendo con l'Olanda. Sono tutti risultati incerti, questo dimostra che l'Italia ha fatto un piccolo passo avanti, ripeto, adesso dobbiamo andare a Zagabria, speriamo bene, però era importante vincere, quello che conta poi è sempre la vittoria.